Ciao ragazzi, sono Ezer e ben ritrovati in questo nuovo video speciale di Natale. Cioè, rendiamoci conto, io oggi, in questo preciso istante, ho deciso di farvi un video. Ho detto, perché non gli facciamo un bellissimo video? Perché non gli carico un video da più di un mese sul canale? Sì, lo so, devo finire Metro, è vero. Devo finirlo, non ti preoccupare, lo finirò. Adesso è importante che mi porti questo gioco. Si chiama Elite Dangerous ed è un gioco che la quale io ho deciso di fare una cosa, di comprarmi pure l'espansione, ma ci rendiamo conto, cioè, un gioco che è bellissimo, dovresti trovare un gruppo adatto per farlo vedere, scassare dalle entrate. Ma quanto cazzo è figo questo gioco? Che figo! Cioè, non c'è niente da fare, è figo! Cioè, guarda qua! È fantastico! C'è un gioco, tu dici, ma bello! Ma cosa si fa? Si fanno un sacco di cose, delle cose tipo esempio. Mettiamo tipo un punto sulla mappa, sì, c'è una mappa stellare, ok? C'è una mappa che noi possiamo approfondire, guardare e dire wow, ma quanto è bella questa mappa. Cioè, guardate ad esempio, no? Un esempio, system map, ok? Cioè, guardate la bellezza. A volte tipo le parole non mi vengono. Ok. Dico, caspita. Era Vate. Una stella fantastica. Sapete cosa c'è di nuovo? Noi adesso andiamo a vedere cos'è questa stella. La troviamo, la cerchiamo. Eccola lì. C'è anche un'eclissi, c'era. Ci dobbiamo anche sbrigare. Ah, non possiamo perché abbiamo una massa davanti. Eh sì, perché esiste anche il fatto della massa. Se c'è una massa davanti, non puoi fare un salto dello spazio temporale. Non puoi. Cioè, guardate che figata. Un video tipo dove dobbiamo semplicemente andare da una parte all'altra. Facciamo un po' un warp. Che dite? Facciamo un warp? Cioè, facciamo un salto dello spazio temporale. Qual è la figata di questo gioco? È che noi tipo dobbiamo andare su Era Vate. Ci possiamo andare. Se c'è il pianeta davanti, non si può andare. Fine. Devi aspettare che il pianeta si sposti. Se non si sposta il pianeta, devi fare più salti. Io salti non ne voglio fare. Quindi adesso torniamo indietro. Vediamo cosa c'è indietro. Non so che non ci mettiamo tipo 30 anni, ci giriamo bassissimo, non ci mettiamo tipo il fuoco. Gli chiediamo di tornare a casa. Cleave up, benissimo. Andiamo. È anche illuminato questo cleave up, finalmente. Come non lo sapete, noi prima di questo video ho registrato 3 video che erano tutti quanti pessimi, perché era un problema dopo l'altro. Io, visto che sono buono, visto che è quasi Natale, ho deciso di portarvene un altro. Ho pensato a voi, al fatto che adesso vedreste finalmente qualcosa di nuovo sul mio canale, perché come questo dovete pensare. Questo dovete pensare che... Caspita, dire bello come gioco, bello veramente. Cioè, guardate la bellissima, la Cleave Hub è una stazione orbitante che praticamente farà da hub per noi, cioè ci fa atterrare, ci fa lanciare, e non è l'unica in questo sistema, cioè ce ne sono svariate. Rendiamoci conto, ma quanto è figo, quanto. Ora tipo noi ci fermiamo,
diciamo, senti, possiamo atterrare? Ci fai atterrare? Chiediamo tipo al sistema. Senti, possiamo parlare con il capo dell'amministrazione? Sì, bene, allora parliamo con il capo dell'amministrazione, diciamo, io voglio atterrare, mi fai atterrare, sentite? Cioè, ci dice anche dove dobbiamo atterrare, perché non possiamo atterrare dove ci pare, ma dobbiamo atterrare nel luogo giusto, adatto. Abbiamo tirato fuori i carrelli automatici per l'atterraggio. 6, 6, ecco il 6, tra qua. Noi dobbiamo atterrare. Atterreremo in questo caso. Cioè. Wow, stiamo per fare un grandissimo incidente dentro la stazione, c'è proprio il terrore, l'ansia. Andiamo più avanti. Indietro, se no finiamo sulla torre di controllo. Un po' più avanti, ci siamo quasi. Scendiamo giù. Noi scendiamo giù, ci spostiamo un po' più a destra. Iniziamo pian piano a scendere. Un po' più indietro. Ora, dobbiamo essere dolci. Piano, noi ci avviciniamo, cerchiamo di atterrare possibilmente senza sfondare nulla. Scendiamo ancora un pochino, andiamo più avanti. Abbiamo un po' di potenza, poi piano, frena a mano. Frena a mano, abbiamo premuto, sì, benissimo. Adesso dobbiamo andare verso destra. Ci siamo? Sì, abbiamo il punto, vedete dal radar. Quanto è figo questo gioco. Vedete il punto, no? Poi scendiamo. F. Siamo atterrati. Questo è il gioco. Ok, grazie per averci dato questa accoglienza. Entriamo nell'area. E abbiamo finito la nostra fantastica avventura. Ci rendiamo conto quanto è figo questo gioco. Mettiamo la nave dentro l'hangar. Basta. Cioè, ma ci rendiamo conto. E questo è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e basta. Auguri di buon Natale e ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi.